Ben ritrovati carissimi telespettatori e telespettatrici di Teleradio Padre Pio per questa nuova puntata nella lettura, come già stiamo facendo ormai quest'anno, riguardante il Vangelo di Marco. La scorsa settimana abbiamo letto insieme i primi 11 versetti del capitolo 11, in cui veniva presentato in maniera molto essenziale, ma allo stesso tempo con grandi sottolineature significative, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Abbiamo detto che non è stato un ingresso così trionfale, ma sicuramente ecco significativo, perché l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, con la citazione di alcuni testi dell'Antico Testamento, ci ha fatto capire l'adempimento della parola di Dio nell'Antico Testamento, ma che adesso nel Nuovo Testamento, tramite Gesù, trova finalmente il compimento. E abbiamo detto anche che dal capitolo 11 in poi assistiamo un po' alle ultime giornate della vita pubblica di Gesù, giornate che si sostanziano prevalentemente a Gerusalemme. E nel primo giorno Gesù è arrivato a Gerusalemme e verso sera, dopo aver fatto una visita al Tempio, si ritira ed esce un attimo fuori della città e si ritira in Betania. E oggi vedremo insieme l'ulteriore continuazione, e in modo particolare vedremo sempre il capitolo 11, i versetti 12 fino al 25-26. Perché diciamo questo? Perché adesso, come dicevo prima, stiamo guardando le ultime giornate della vita pubblica di Gesù a Gerusalemme, e giorno per giorno ci accorgeremo di come si va intensificando l'odio verso Gesù, e soprattutto emergeranno un po' quelli che sono gli scontri, i capi di imputazione che porteranno poi Gesù alla morte. Ma andiamo a considerare il secondo giorno, i versetti dal 12 fino al 26. Chiaramente, mentre dico questo, chi ha la Bibbia davanti, e spero che ce l'abbiate tutti, vi accorgerete come le indicazioni di tempo sono molto importanti per farci capire il perché dei giorni, anche se fino al 26 inizia già un'altra giornata, ma farò riferimento man mano che andiamo avanti. Il giorno dopo, uscendo da Betania, ebbe fame. E avendo visto da lontano un albero di fico in foglie, andò a osservare se per caso vi trovasse qualche cosa. Ma appressatovisi, non vi trovò che foglie, poiché non era stagione di fichi. Allora, rivolto al fico, disse: «Mai più in eterno qualcuno mangi frutti da te». E i suoi discepoli sentirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, incominciò a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi. E non permetteva che alcuno trasportasse oggetti attraverso il Tempio. Poi incominciò a istruirli, dicendo loro: «Non sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto una spelonca di briganti». Udito ciò, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo perire. Infatti ne avevano paura, perché tutto il popolo era stupito per il suo insegnamento. Quando si fece sera, essi uscirono fuori della città. Ripassando al mattino presto, videro il fico che si era seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordandosene, gli disse: «Maestro, guarda, il fico che tu hai maledetto si è seccato». Gesù, rispondendo, disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità vi dico che se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, e non esitasse nel suo cuore, ma credesse che avverrebbe ciò che dice, gli sarà concesso. Perciò vi dico, tutto quello che chiedete nella preghiera, credete di averlo già ottenuto, e vi sarà concesso. Quando poi state pregando, se avete qualcosa contro qualcuno, per…»
In questi versetti ci viene presentato, e in questa giornata ci vengono presentati due atti che Gesù compie. In modo particolare, in questa giornata che comincia al versetto 12 e si conclude al versetto 19, Gesù compie due atti. Noi vedremo insieme, ripeto, i versetti dal 12 al 26, ma questa seconda giornata vede Gesù protagonista compiere due gesti molto forti. Il primo è la maledizione del fico e il secondo è i venditori cacciati dal Tempio. Questi versetti, ripeto, dal 12 al 19, ci presentano questi due atteggiamenti. Perché Gesù maledice un fico? Perché Gesù dice nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti? Che senso ha questo? È un'immagine che è profetica, è fortemente simbolica e che ritroviamo anche altre volte in maniera similare nell'Antico Testamento. Pensiamo a Geremia. Gesù è rammaricato che il suo popolo, il popolo di Israele, non ha accolto il Messia, o meglio lo ha accolto parzialmente, e tutto questo non gli ha portato a rendere i frutti che ci si aspettava. Il popolo di Israele doveva essere il popolo eletto che portasse i frutti necessari, ma questo non è accaduto. Di qui la punizione, di qui la maledizione. E poi gli altri versetti, dal 15 sempre al 19, dove Gesù caccia i venditori dal Tempio. Non è un gesto così quasi di follia che prende Gesù perché vuole cacciare queste persone dal Tempio, ma certamente si verificavano e si registravano tutti i giorni nel Tempio delle ingiustizie, soprattutto a causa dei cambiavalute o dei venditori di colombe, perché erano coloro che appunto compivano ingiustizie nel cambio della moneta, che era poi necessaria per fare l'offerta al tesoro del Tempio. Spesso c'erano, ecco, degli arrotondamenti per eccesso, oppure quando bisognava acquistare qualche colomba da offrire al Tempio, spesso il costo era elevato, oppure c'era una zona del Tempio che veniva utilizzata per passare e veniva utilizzata come una scorciatoia. Quindi il Tempio, come Gesù dice citando un testo dell'Antico Testamento, deve essere casa di preghiera per tutte le genti. E invece, ecco la condanna, voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Gesù in questo caso cita un testo di Geremia, prima cita un testo di Isaia al capitolo 56, e con questo gesto vuole che la purità del Tempio ritorni, ma più che la purità, il comportamento onesto dei cambiavalute, di coloro che vendevano le colombe, perché, ecco, non arrotondassero sui prezzi, diremmo noi oggi, ma si comportassero in maniera onesta. Ecco, il primo giorno, abbiamo detto prima, i primi 11 versetti del capitolo 11 ci hanno presentato Gesù che arriva a Gerusalemme. Nel secondo giorno, che comincia al versetto 12 e si conclude al versetto 19 che abbiamo ascoltato, Gesù maledice un fico perché non porti più frutto, ed è, ecco, il rammarico perché il popolo di Israele non ha portato i frutti sperati e tanto auspicati. E nella seconda parte della giornata questa cacciata dei venditori dal Tempio. Dal versetto 20 in poi comincia un'altra giornata, che è quella che vedremo oggi fino al versetto 26. Perché comincia un'altra giornata? Perché al versetto 20 c'è la mattina seguente, quindi ci troviamo al terzo giorno. Ci tengo a precisare, il primo giorno Gesù arriva a Gerusalemme, il secondo giorno Gesù maledice quel fico e caccia i venditori dal Tempio. Nel terzo giorno, che comincia al versetto 20, Gesù spiega il perché di quel gesto, ma soprattutto dà un insegnamento sull'importanza della fede e della preghiera, che sono necessari nella vita del credente, nella vita del discepolo. Il versetto 24 è quanto mai significativo. Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Quindi la maledizione del fico che lui spiega non è fine a se stessa, ma è un modo per dire: è importante avere fede in Dio, è importante soprattutto la preghiera e la forza della preghiera. E poi conclude al versetto 25: e quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. E ci troviamo, come dicevamo, nella terza giornata.
concludiamo qui questa nostra puntata. Abbiamo considerato i versetti dal 12 fino al 26 perché ci hanno presentato questa giornata e mezzo di Gesù. Nella prossima puntata considereremo insieme alcuni scontri che Gesù ha con il potere costituito e pian piano ci avviciniamo alla passione e alla morte. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per il vostro ascolto. Ci vediamo e a risentirci alla prossima settimana.